Buongiorno Davide Online, mi trovo alla Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano, mi trovo con Nedda Cioffi e Angelo Giannelli per il premio Anima Solidale. Sì, oggi domenica 1 marzo ci sarà questo evento che si chiama Premio Anima Solidale, appunto perché l'elemento fondamentale di questa giornata è la premiazione di associazioni ONLUS che dedicano la loro vita a coloro che sono più deboli, ma si crea una sinergia tra quello che comunque è l'aspetto sociale e artistico. Ci saranno artisti che si esibiranno, artisti di diversa natura, ci saranno pittori, ci saranno scrittori, cantanti e quant'altro, ma l'elemento fondamentale, devi sapere Massimo, è che io sarò supportata dall'ausilio del grande Angelo Iannelli, che è lì alla tua destra. Adesso lo intervistiamo. Ciao Angelo, buongiorno anche a te. Ciao, sono contento che Edda abbia ritenuto opportuno la mia presenza, soprattutto stare vicino a lei e presentare un evento del genere che riguarda il sociale. Per me è fondamentale, perché te sai che io mi impegno tanto per il prossimo, per i deboli, ed è una grande gratificazione. Poi la location è bellissima, Edda non c'è da dire più nulla su di lei. Sarà un grande evento con grandi sorprese, ma soprattutto emozioni. E proprio ieri sono stato fatto un reportage per Rai 2, quindi secondo me è importante essere in primis se stessi, ma soprattutto capire che tutto quello che ci viene da Dio, e come ce l'ha donato ce lo può togliere. Allora io con tutto il cuore lo dono il sorriso a chi ne ha bisogno, perché è Dio che mi dona il sorriso, io lo faccio col cuore. Io so che stamattina c'è un ospite importante, ho visto la lavandina, li vogliamo annunciare. Certo. In realtà ci sono tanti ospiti, tra cui c'è la guest star Anna Calemme, che è colei che porta la canzone napoletana classica nel mondo. Ma in realtà io voglio dire che oltre a Anna Calemme, che è sicuramente una grandissima artista, hanno aderito a questo evento tantissime persone, anche coloro che addirittura non sono potute venire, magari per vari problemi, o soprattutto non problemi, il lavoro non è mai un problema, ma per altri impegni lavorativi. Ma che sono tra virgolette qui con me, perché c'è Umberto Schettino, che è il mio parrucchiere personale e che tra virgolette è come se fosse qui, oppure c'è Donato che come ben vedete mi ha donato tra virgolette questo bellissimo vestito di Anita Sposa, quindi tantissime le persone che hanno aderito. Ringrazio tutti loro che l'hanno fatto veramente con il cuore, sempre perché bisogna supportare coloro che hanno bisogno di una mano di diversa natura, che sia essa personale, sociale, emotiva, e quindi io ringrazio tutti e ringrazio anche te Massimo. Io ringrazio voi di questa bella giornata. Allora, a breve ci sarà una manifestazione. Noi ringraziamo Video Line e te Massimo e niente, auguriamo a tutti un buon divertimento, una giornata ricca di emozioni. Sicuramente. Ciao. Ciao. Dalla biblioteca di San Giorgio a Cremano mi trovo con Anna Calemme, la meravigliosa Anna Calemme, la guest star della mattinata della manifestazione. Anna, ci parli un poco di te? Salve a tutti, è un piacere innanzitutto essere con te Massimo e essere con i telespettatori, i tuoi telespettatori, e in un posto particolare, in un posto magico, quale Villa Bruno. Ho visto che ci sono tante sale intitolate ai più bei nomi della nostra cultura partenopea. E cosa dire? Da poco sono reduce da una tournée americana, sono ritornata nella nostra splendida Italia, per ancora portare la musica classica napoletana, la nostra bella tradizione, in tutti i suoi aspetti. Tu sai che da poco ho ripreso anche una mia passione. Ecco, se per esempio il canto è il mio lavoro, la pittura è una delle mie passioni. E sono stata anche invogliata da molti di voi a riprendere questa mia passione, soprattutto a tanti bei nomi della pittura partenopea. E cosa dire? Voi sapete, sono sempre molto impegnata nel sociale, mi piace fare queste cose e soprattutto mi piace parlarne, perché secondo me fare beneficenza è una sorta di, dovrebbe essere una sorta di virus. Io lo faccio, beh allora lo faccio anch'io, è come una catena d'amore che si estende un po' a tutti. Logicamente fare beneficenza vuol dire anche
la metto sul banale, però ecco, aiutare una vecchietta che attraversa la strada, beh, questi sono dei piccoli gesti che a volte sono importanti nella nostra vita. Concludo dicendo viva l'arte, viva la musica, viva fare del bene agli altri, perché come dico sempre, la beneficenza fa bene al cuore. Ciao a tutti da parte di Anna Calemme, vi voglio bene. Arrivederci da Videoline. Domenica 1 marzo 2015, presso la biblioteca di Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, si è svolta la manifestazione Premio Anima Solidale, rivolto a tutte le persone e alle associazioni che hanno dato il proprio supporto a coloro che hanno bisogno e alle fasce più deboli. Con il patrocinio del Comune di San Giorgio a Cremano e dell'associazione Noi Polizia. L'evento è stato presentato dalla dottoressa Edda Cioffi, con la partecipazione dell'artista Angelo Iannelli, che hanno fatto trascorrere agli ospiti momenti di musica e canto, e con la partecipazione del maestro Espedito De Marino, musicista del compianto Murolo. Sono stati premiate varie associazioni ed artisti che nell'anno 2014-2015 si sono prodigati nell'aiutare fasce sociali in difficoltà con spirito solidale attraverso il loro talento. L'evento è stato impreziosito con la partecipazione della guest star Anna Calemme, artista poliedrica di indiscusso talento, che per l'occasione ha emozionato la sala con la sua splendida voce, intonando la canzone Passione. In un tempo dove l'apparire conta più dell'essere, dice Edda Cioffi, i deboli vanno sostenuti a livello morale e psicologico. Con questo spirito nasce il premio Anima Solidale. Associazione Noi di Polizia, il presidente dell'associazione, promotore di questa manifestazione. Promotore sì, di questa organizzazione, insomma, di questa giornata dell'anima solidale. Cosa dire in merito? Ha fatto piacere questa mattina, insomma, vedere tante associazioni messe insieme, perché significa che veramente oggi, questa mattina, abbiamo dimostrato che c'è un animo solidale, quindi ci sono molte persone di varie categorie che credono nella solidarietà. La ringrazio, dottore.